Si chiama Arturo. Siamo venuti a prenderlo e ora ce lo portiamo a casa, lo facciamo giocare, lo coccoliamo. Sono pronti ad andare a casa con le loro nuove famiglie, i cagnolini sequestrati 2 settimane fa dalla postrada di Battifolle. Mi piacciono tantissimo gli animali e quindi, vista la situazione, volevo dare un piccolo contributo personale. Ecco, l'hai pensato subito quando hai letto la storia di questi cagnolini? Sì, subito. A parte fosse stato per me, io avrei adottato tutto il canile, quindi sono una persona a parte. Era lo scorso 28 giugno quando la postrada aveva fermato l'auto che stava trasportando i cucciolini, una 50ina tutti di razze pregiate tra maltesi, bulldog, barboncini e carlini. I cagnolini viaggiavano stipati in 6 gabbie di plastica, costretti a stare ammucchiati l'uno sull'altro tra escrementi e pessime condizioni igieniche. L'uomo, un 40enne, voleva portarli in campagna e rivenderli. Avrebbe potuto ricavare oltre 60.000 euro, ma fortunatamente sono stati salvati e affidati all'EMPA, che si è presa cura di loro e gli ha trovato una famiglia. Devo dire che sicuramente la storia più bella è delle due maltesine che hanno bisogno di un intervento molto importante. E quindi siamo stati le maltesine e noi EMPA fortunatissime a trovare Chiara, che non solo si è offerta per un'adozione, ma le accoglie tutte e due e si farà completamente carico lei dell'intervento. Intervento molto importante sia a livello di salute per gli animali e futuro degli animali, oltre che a essere particolarmente oneroso. Il rischio è quello di affezionarsi e può stare male, però con gli animali è sempre così. Perlomeno in questi 4 mesi vivranno in una casa di matti, avranno tanto amore e cerchiamo di farli arrivare a questo intervento che stanno bene, forti. Tic e tac, saranno le caramelle nane loro due. Adesso per questi cagnolini inizia una nuova vita. Il 40enne che li stava trasportando invece è stato denunciato per maltrattamento e traffico illecito di animali. L'EMPA di Arezzo con l'avvocato Simona Chiarini chiederà di potersi costituire parte civile nel processo all'uomo. Faremo chiaramente tutto quello che ci sarà possibile nei nostri poteri fare contro questo commercio davvero vergognoso. Ma direi di più, contro anche questo commercio esiste perché c'è chi compra questi cani, quindi se smetteste di comprare cani e andaste nei canili, questo strazio che noi stiamo vivendo, abbiamo vissuto, non ci sarebbe.